Salve, qui il vostro Santen Chan. Sabato 13 agosto 2022, che già sin da adesso vi augura a tutte e tutti voi che lo seguite per lunedì 15 agosto, giorno in cui uscirà questa premiere, un felice e prospero Ferragosto. Qua mi accingo a fare la colazione. Zucchero. Io ho fatto dei video facendo colazione, molti ne ho fatti anni fa, tra il 13 e il 15, quindi cercate nel mio canale. Frutta secca. Dolcetto e mate. La notizia che mi è giunta trattasi, speriamo non sia peggiorato, dell'accoltellamento di Salman Rushdie. L'autore, fra gli altri, io qua ne ho in formato tascabile, più o meno tascabile, 3 4 5 6 7 con questo 8 libri, due non sono decisamente tascabili, questi qua. Salman Rushdie, il suolo sotto i suoi piedi, Salman Rushdie, l'ultimo saluto del Moro, Salman Rushdie, la sorrisa del giaguaro, bellissimo, ve lo raccomando, Salman Rushdie, vergogna, Salman Rushdie, figli della mezzanotte, bellissimo, cioè di tutti quei bambini che sono nati il giorno in cui l'India ha dichiarato l'indipendenza, Salman Rushdie, Harun e il mare delle storie, Salman Rushdie, Oriente e Occidente, che si basa sulle malinterpretazioni che ci sono dell'Oriente da parte degli occidentali e degli occidentali da parte degli orientali. Oriente e Occidente è un cammino che si biforca in pratica. Ma soprattutto qua ciò che appena sono usciti dell'87 mia madre me li comprò, i versi satanici, anzi mi comprò il libro dei versi satanici. Come si possa voler uccidere un autore per un libro che ha fatto? Qua Salman Rushdie da giovane, non lo so, ma come un regime può emettere una sentenza di morte, mettere una taglia sulla testa di una persona per un libro che ha scritto? Non lo so, ma il bello è che molti musulmani nel mondo, anche non sciiti, hanno raccolto la fatwa ben volentieri. Forse si tratta, perché di denaro si tratta, ma siamo alla follia. Dicono che l'Islam è la religione della tolleranza, ma insomma emettere una pena di morte per aver scritto un libro, insomma, uè, di che tolleranza parli?
ho detto, come sempre in questi casi facevo, approfitto che faccio colazione per fare video. Ma faccio colazione, appunto. Noce. Ultimamente mi stanno andando bene i video, però certo mantenersi a un certo livello la prima volta YouTube mi ha pagato nel 2017 il 26 gennaio per il mio compleanno $150. La seconda YouTube mi ha pagato a giugno del 2021. Quindi 4 anni dopo e qualche mese. Sei per la precisione, 4 anni e 6 mesi dopo. La terza volta mi ha pagato quest'anno, la seconda volta mi ha dato $97 perché i chat detraggono le tasse. Mi ha pagato in luglio del 2022, no, forse giugno. Non mi ricordo. Mi ha dato sempre $97. Quindi dopo un anno già, non dopo 4. Se andiamo avanti così, forse mi pagheranno $100 ogni mese. Se voi mi volete aiutare, per favore, ci avete molti modi. Innanzitutto abbonandovi al mio canale e potete scegliere il piano che più fa per voi. Poi potete schiacciare l'icona super grazie, qui cuoricino, che a volte si trova sotto i video, tanto dal cellulare come dal computer. E quello vi permetterà in una sola volta di pagare una sola volta, non è un abbonamento, il super grazie, il cuoricino con il dollaro dentro, che voi mandate il cursore sopra o pigiate e si apre una finestrella sul cellulare, ma metterà in evidenza il vostro commento sotto il video. È un po' come il super chat. Un'altra forma di aiutarmi è con il super chat. Quando vedrete questa premiere o qualsiasi altra o una live sul mio canale, sappiate che un intervento con Super Chat potete pagare un minimo o un massimo, ma il vostro commento sarà evidenziato. Poi ci sono gli stickers. Gli stickers. Sono come gli adesivi della mia infanzia, colorati, cuoricini, quello che scegliete voi, che appaiono nella chat. Da quanto non facevo, non dico una colazione. Ancora non ci sono arrivato a tanto.
Ma da quanto non facevo un video colazione? Da qualche anno. Seme di zucca, seme di girasole. Comunque, se mi volete aiutare, condividiate tutti i miei video, guardateli, commentateli per farmi sapere cosa ne pensate. Pasticca. Dolcetto, mousse bagnato in cioccolato con crema milka, bagnato in cioccolato con dentro crema milka. Faccio una ASMR, che poi con questo vecchio cellulare che mi sto filmando, perché non ho un tripode per metterci il Moto E7 i Power, e l'ultima Premiere, quella che esce oggi, che voi non saprete che guardate il video perché esce oggi alle 18 sabato, e quindi che ve lo dico fare che esce una Premiere. Magari andate a vedere il video precedente, perché rimarrà come video il lunedì logicamente. E l'ho fatto con il Moto E7 i Power, che c'ha 5 megapixel full HD di camera web. Invece questo ha 3,2 megapixel 640x480. In tanti mi dicono: ti seguo sempre, sei famoso, ti seguo. Però cercate di condividere i miei video. D'aceto. Mamma mia, da quanto tempo è che Mario Circello non fa più una live? Ma io non so come è passato da fare una live al giorno di 8 ore, faceva alle 5 del mattino, dalle 5 del pomeriggio, non so, 12 ore, a non farne più nessuna. Boh, prima viveva davanti al portatile e adesso ha fatto un'ultima live con il cellulare. Si vede che non gli è piaciuto YouTube, perché lui faceva gli hangout. Sì,
vede che c'aveva più potenziale di convocatoria con gli hangout, non so. Un saluto a uno dei miei iscritti, Mimmo Corcione. Buon Ferragosto, Mimmo Corcione. Buon Ferragosto, Mimmo Corcione. Che poi Mario Circello, tu hai commentato un video che ho caricato in uno dei miei canali secondari. Non so se di questo canale o di altri account. Un canale secondo, un video caricato o in questo account, in uno dei canali se secondari o in uno degli account secondari di un altro, di uno dei tanti canali di un altro account, oppure direttamente in un canale principale di un altro account. Ma non hai commentato, poi ha tolto il commento. Com'è sta storia, Mario Circello? Mi segui allora? Hai voluto lanciare il messaggio che mi segui e poi hai tolto il commento? Perché io ti seguo su Twitter e tu non mi rispondi. Siamo tutti preoccupati per te. Alessandro Arcangeli è preoccupato per te. E poi mi dice: no, non lo posso seguire perché non c'ho Twitter. Lasci tutti in pensiero. Te ne sei andato da YouTube? Ma continua a caricarlo un video, dai, su, che è successo? Ti hanno dato un'allerta? Ti hanno dato uno strike? Te ne hanno dati due e devi aspettare anni? Ma è da prima di tutto quello che è successo ultimamente? Dal 18 o 19 che non ti si sente più. Se ci sei, dai un commentario, perché i like non si sa chi li mette. Se ci sei, Mario Circello, e se hai visto questo video fino qua, che uscirà in premiere, no, perché molti nella chat mi dicono: ma come mai che non rispondi? E si arrabbiano, se ne vanno. Non sanno che è una premiere. Questa è una premiere. Io vorrei non dirlo, ma è differente dalla live. La premiere è come caricare un video, soltanto che lo fai uscire tipo live. E c'è la chat, c'è la possibilità di intervenire con una super chat, con un super sticker. Ma allo stesso tempo vedi che è una premiere, perché innanzitutto chi fa il video non interagisce, come io in questo caso, che non interagirò con quanti interverranno nella premiere, come succederà oggi alle 18. Ma oltretutto c'è la possibilità di scrivere subito dei commenti al video. Mentre con la live no, i commenti sono tutti bloccati nella live perché devono intervenire le persone nella chat fino a quando YouTube non abbia editato nel formato standard la live e la metta a disposizione come video. Invece la premiere già è caricata come video perché è già fatta, non la deve, cioè l'ha già gli ha dato un formato già YouTube alla Premiere, perché l'hai caricato come se fosse un video, ma l'hai programmata in Premiere. Invece la live che è fatta al momento, YouTube gli deve dare un formato, per così dire, la deve editare, e allora ci mette del tempo, e quindi la disponibilità di sottotitoli e commenti non c'è. Invece con la Premiere già ci puoi, dopo 1 o 2 ore,
soprattutto se uscirà in giorni, metti i sottotitoli. Io ai miei video, e quindi dopo anche alle mie live, ai miei video, alle mie premiere, ma ormai ultimamente non carico nulla come video, neanche come video programmato. Tutto deve essere premiere, così da coinvolgere un po' di persone in più, perché poi contano le persone che si sono coinvolte mentre la premiere stava in marcia, in onda. E poi le persone che si coinvolgeranno a premia finita. Intanto ricevono due avvisi, non di garanzia, ma che è partita la pre, che è in programmazione la premier. Poi arriva un altro avviso che sta per partire la premier, lo ricevono mezz'ora prima, e poi ancora che è a disposizione un nuovo video. Tre avvisi. E allora io metto sempre in 140. Ultimamente YouTube ha passato da permetterci di mettere 132 sottotitoli, 132 sottotitoli in 132 idiomi, a metterne 145-147, dipende dal video, idiomi. E io sottotitolo tutto. In modo che l'avviso lo ricevano tutte le persone che negli ultimi 28 giorni o nelle ultime 48 ore hanno visto dei miei video anche in altri idiomi. Per quello mi seguono sempre più persone, perché basta se guardare il video, un video, che se esce un nuovo video YouTube, magari tu l'hai visto abbastanza. Anche se non ti sei iscritto al canale e non hai azionato la campanella, ti manda fra i video consigliati. Forse potrebbe piacerti questo, che tu hai visto già un altro video di questo YouTuber. È successo a me. Matto Scacco è stato un canale che ho seguito anni fa abbastanza e non mi ero iscritto e non avevo azionato la campanella. Eppure, ho visto così tanti video che all'improvviso YouTube mi consigliava pure video vecchi di 10 anni prima. Quindi mi raccomando, sottotitolate i vostri video perché vi farà aumentare le visualizzazioni. E poi a me è successo di fare una live all'una del mattino. E che è successo? Che siccome YouTube ha mandato l'avviso a un sacco di persone che mi seguono dove all'una del mattino e l'una del pomeriggio, le 10 del mattino, le 10 di sera, le 5 del pomeriggio. Ma hanno seguito un promedio di 5 persone alla volta, 45 persone, più di quante ne facevo quando la live ne ha fatto un'altra all'una del mattino, ma non sottotitolavo perché non c'erano i sottotitoli automatici prima del 2020. Nel 2018 io mettevo i titoli e le descrizioni in altri idiomi, ma non c'erano i sottotitoli automatici e io non so il giapponese, il cinese a 147 idiomi, no? Purtroppo, se no lavorerei come interprete alle Nazioni Unite. E che succede nel palazzo di vetro dell'ONU? Che quando me non mettevo i sottotitoli, potevo avere l'una del mattino una o due persone che mi seguivano sporadicamente. Invece, ultimamente ho fatto una live all'una del mattino, ho avuto 45 persone a seguirmi in totale in gruppi di 4 o 5. Per 10 minuti circa di promedio, quindi ho fatto subito, non so se 2 ore e mezza o 4. Vi rendete conto? Con solo mettere 147 sottotitoli in 147 idiomi, che differenza? Per poi non dire di tutte le visualizzazioni postume. 1500 a 3000, non mi ricordo.
Adesso vi lascio perché questo cellulare fa dei video molto pesanti, formato 640x480 e 3,2 megapixel, un orrore. Però non ho voluto utilizzare un altro dispositivo perché l'ho messo su un fiasco. Allora vi lascio, tanto non voglio sembrare ridondante. E poi ho fatto già molti minuti di video, non so quanti. Credo che ho fatto 20 minuti. Ecco qua il fiasco sul quale mi filmo. I versi satanici di Salman Rushdie. Leggetelo, mi raccomando. Io l'ho riletto due o tre volte. Da giovane nell'87 non capivo di cosa si trattasse. Poi ho letto un libro che è un libricino piccolo, che adesso non mi ricordo di chi, che mi ha spiegato di cosa si trattava. E adesso forse lo vado a prendere quel libricino. Mi sono scordato di prendere quel libricino per fare il video. Ma guarda che roba. Beh, allora, buon Ferragosto a tutte e tutti, se mi avete seguito fin qua. E scusatemi perché ho appoggiato nel fiasco, solo filmando mi è venuto in mente, perché molte volte non funzionano bene i sottotitoli, perché mettendolo sul fiasco, il fondo dove c'è il microfono, si tappa. Beh, il microfono dovrebbe stare di lato, ma questo cellulare, insomma. Allora, buon Ferragosto di nuovo. E visto che ci stiamo, vi faccio vedere, dopo continuo a fare colazione con il mate. Che in pratica mi faccio mezzo bollitore o un bollitore intero. Poi vado al bagno tutta la mattina. Minziono come un criceto in calore dopo. Vi faccio vedere il libricino di cui vi parlavo. Ecco, su due piedi. Qua il cagnolino bello. Il cagnolino con il collarino. Che è piccolino, c'è il collarino, capito? Se era un cagnone, c'aveva un collarone. Se era un cagnetto, c'aveva un collaretto. E se era uno scolaretto, non so che c'aveva, insomma. Se era un cagnone, sparava il cannone. Vabbè, lasciamo stare, le rime non sono il mio forte, almeno di mattina, quando faccio colazione. Hai capito? Forse invece dei miei piedi è bene che mi filmi io, insomma, che mi filmi i miei piedi. Faccio un video così, ecco qua la tana del leone, la tana del lupo, il lupo mannaro, che non trova i libri mai. Io poi che li quando li leggono, magari ne voglio leggere 5-6 alla volta. Non so mai dove da dove li ho levati. E allora si vanno risistemando e sempre mi rimangono dei libri da fuori perché mi scordo, perché io li avevo messi tutti a posto, che è difficile farli entrare tutti. E poi guarda qua che sfascio, guarda qua, guarda. Anzi, guardate, sarete in molti. Ecco qua. Libri fuori posto, anche batterie, e là, come vedete, c'è uno spazio vuoto che non so che libro ci va, perché magari c'ho un libro che è troppo piccolo, un libro che è troppo grande. Non vanno a tematica, generalmente, anche se lì ci sono tutti quelli di Lobsang Rampa alla destra, però vanno in ordine sparso. Certo, qua ci ho messo tutti quelli di Lovecraft, però andare a trovare un libro. È come vincere un terno al lotto qua. Ah, ecco qua, ecco.
L'ho trovato. Forza lupi, sono finiti i libri cupi. Chi l'ha detto? L'ha detto Pupi. L'ha detto Pupi. Allora, vi consiglio di leggere questo libro di un nostro connazionale, di Carlo Coccioli, La sentenza dell'Ayatollah. La sentenza dell'Ayatollah. Ti spiega questo libro, o vi spiega, comprato anni fa, non so se lo trovate. Vi spiega il perché l'Ayatollah Khomeini ha condannato Salman Rushdie a morte, cioè qual è stato il suo punto di vista e quali sono state le cose che ha scritto nel libro che ha, diciamo, sparato la furia del fondamentalista, che già i fondamentalisti islamici avevano ucciso molti occidentali che avevano scritto cose molto migliori sull'Islam, per esempio la storia dell'Islam, le origini degli arabi, circa i culti politeistici o poilatri dell'Islam, l'origine della Kaaba, eccetera, preislamica l'origine. E quindi se già degli studiosi che hanno scritto cose vere sull'Islam sono stati uccisi da fondamentalisti, da integralisti, eccetera, figuriamoci uno che scrive un libro umoristico, se non lo vogliono uccidere. E poi dicono che l'Islam è la religione della tolleranza. Ma allora devi tollerare tutto, insomma, con tutte le cose che si sono scritte su Gesù Cristo, sui papi, sulla Chiesa Cattolica. Ma vi sembra giusto? E allora, in compagnia dei miei libri, vi lascio. Mi raccomando, questi sono proprio gli ultimi istanti della premiere. Vi ricordo che iscrivetevi al canale, azionate la campanella, commentate. Condividete il video, abbonatevi, fate clic sul bottone super grazie per evidenziare il vostro commento. Durante la premiere avrete potuto partecipare alla chat con dei super chat, con degli sticker. Questo lo dicono i migliori YouTubers, non vedo perché io non lo dovrei dire. Arrivederci! E mi raccomando, felice Ferragosto. Arrivederci! Mi raccomando, felice Ferragosto a voi e a tutta la vostra famiglia, parenti e amici e esseri cari a voi. Ciao! Buon Ferragosto che cadrà. Quando cade il Ferragosto? Aspetta, è il 15. Sì, dovrebbe cadere perché io ho dei lapsus, soprattutto se non finisco di fare colazione. Ferragosto non è il 13, è il 15. Quindi, se oggi è Ferragosto, ci ho toppato di grosso perché io mi sveglio, no? Ma è il 25 dicembre? Sì. Ah, buon Natale, no, giusto? No, mi fa mia madre. È il 25 luglio Natale. E così, pure il giorno di Pasqua, no? Ah, buona Pasqua, ma è oggi? No, era ieri. Vabbè. Allora, sì, perché il 13 di agosto non mi risulta. Quindi lunedì 15 di agosto che state vedendo questo video, buon Ferragosto. Adesso la taglio perché fra magna e augurarvi Ferragosto. È stato un video al volo che purtroppo sta durando troppo perché il gioco mi piace. Il gioco quando dura troppo, insomma, sapete come si dice, no? È inutile spiegarlo perché le barzellette che si spiegano, no?
battute che si spiegano. Allora, il gioco quando dura poco è troppo. E quindi, ciao, se no mi viene un video che editerò in 8 ore e mezza. Guardiamoci francamente, chi è che vuole editare un video a 8 ore, in 8 ore e mezza? Per di più questo cellulare, il Nokia Asha 302 col quale mi sto filmando, questo cellulare, il Nokia Asha 302 col quale mi sto filmando, si sta surriscaldando. Ma adesso vedete, no? Forse dovrei fare più video in formato selfie, così. Quando i cellulari non avevano una camera selfie, la gente si faceva i selfie allo specchio. Io ne ho fatti molti con il mio vecchio cellulare. Con il mio vecchio cellulare che si è rotto, ma si è rotto il bottone di qua di power, perché poi si riaccende. Allora gli ho messo una custom RAM, cioè sono riuscito a trovare in internet un sistema operativo idoneo a questo cellulare, ma è di una operatrice nordamericana o centroamericana. Quindi che casino, no? Invece di trovarlo l'originale pulito. Però sono riuscito a installarlo, non so come, senza, perché io non so installare sistemi operativi per Samsung. Questo è Samsung Galaxy Young 5360. E lo stesso c'è il problema power, non l'ha risolto perché è un problema di hardware. Si vede che si è rotto il bottone, già ne ho sentito parlare in internet, sul web. E quindi il problema non l'ho risolto. Poi bisogna anche dire che quando funziona, che riesce a funzionare, che non va in loop, la Play Store già non ti permette di rinnovare o scaricare nessun programma. Perché questo c'ha l'Android Gingerbread 2.3.6, neanche si è attualizzato al punto 7 finale. Quindi c'aveva una camera, e c'ha una camera di 320x240 a 2 megapixel. Quello col quale mi sto filmando c'ha 3,2 megapixel. A 640x480, io non so perché la Samsung in questo cellulare, sempre che è uscito nel 2011, il Samsung Galaxy Young 5360, invece di mettergli una camera 640x480 o qualcosa del genere con 2 megapixel, ce l'abbia messa di 320x240. Certo, il Nokia Asha 302, che è il cellulare col quale mi filmo, non ha il sistema Android e quindi non ti permette di fare i vari giochini e tutte queste cose. Ma perlomeno fino adesso la batteria è risultata ottima e soprattutto il cellulare dura. Quindi alla fine è stato meglio il cellulare col quale mi filmo piuttosto che questo. Questo mi è durato 3 anni, dal gennaio 2013 o febbraio a metà del 2016, quindi 3 anni e mezzo, diamogli 3 anni e mezzo. Questo ho comprato a dicembre, a fine 2013, 14, quindi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. È durato 8 anni, mannaggia, e questo è durato 3. Com'è possibile che questo, che dovrebbe essere di qualità inferiore all'altro, è durato 8 anni? Beh, non tanto inferiore, ripeto, lo schermo è migliore, anche se la risoluzione è sempre 4 a 3, la camera 3,2 megapixel e i video, come la risoluzione dello schermo, VGA 640x480. Adesso vi lascio, perché no, se no di che altro parlo? Ciao! Io volevo farvi vedere il cellulare, il Nokia Asha 302, eccolo qua. L'altra parte ve l'ho fatto vedere in alcuni miei video tutorial. In alcuni miei video tutorial potrete vedere, cercate nel mio canale Nokia Asha 302, un po' di fantasia, no? C'è una
lente di ingrandimento dalla quale si cerca. Cercate e troverete che io vi faccio vedere anche le suonerie del Nokia Asha 302. Quindi guardate anche quei video se vi va. Ciao. Poi metterò fra i video consigliati e le schede a fine riproduzione tutti i video dove faccio colazione. Arrivederci. Questa live sta finendo, mi sto stancando le braccia, devo fare un po' di pesi. Ecco i pesi con i quali ho fatto l'ultimo short. Devo farne di più. E qua c'è una barra per fare esercizi fisici. Per le braccia, per i bicipiti. Ciao. Se no non stacco veramente, sto da 40 minuti qua in aria. 3-4 di Vitruvia. Ah.